ancora una grande fatica, ancora una mostra bellissima. Quanto ti costa e quanto piacere hai nel vederla compiuta? Ci costa tanto, tanto perché siamo sempre in pochi a lavorare. Vedendo tutte queste barche, che andarla a prendere nelle case due alla volta, dentro, tenerle in mano come dei bambini, come dei bambini piccoli, curarle, che come le tocchi si rompono tutte, portarle con la macchina, più di tutti poi per riportarle un'altra volta indietro, poi specialmente queste bottigliette che 50 anni che non vengono esibite in pubblico, perché la gente è gelosa di queste cose. È stata una fatica enorme, e quello che dico io lo faccio con passione, lo faccio veramente con passione. E siamo sempre in pochi a lavorare, però ci garba sempre, fa bella figura e fa vedere che gli Amici del Guzzo è un'associazione che nel nostro promontorio è affermata. Una cosa importante, possiamo ricordare i nomi dei due collezionisti che hanno prestato a questa mostra? Allora, uno è Amedeo, un vecchio barbiere, e quell'altro è la famiglia Graziani. Famiglia Graziani, che loro hanno prestato a questa mostra di queste bottigliette. Avreste bisogno anche di aiuto per il futuro, perché diventa sempre più difficile costruire un momento del genere. Senz'altro, confronto all'anno scorso è raddoppiato, specialmente i pezzi. Le barchette dentro le bottigliette non c'erano l'anno scorso. Mano a mano che si fanno queste cose, la gente parla e le portano. Tutti vogliono navigare perché poi Porto Santo Stefano è un posto di mare e la risorsa nostra è navigare, è il mare. Ma io dico un'altra cosa, anche gente che non è di Santo Stefano, come il dottor Massimo Palladino, che ci presta, che è un nostro socio onorario, dove io non fo altro che ringraziarlo, perché è il nostro commercialista ufficiale. È gente che sono di fuori, è attaccata alla nostra associazione. Qualsiasi cosa che noi gli chiediamo, è sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi ora, anche di notte, è disponibile. Si può dire che è anche abbastanza facile essere vicino a queste persone, che sono di una generosità, di un entusiasmo che ora sembra un po' perduto in mezzo alla gente. Assolutamente sì, sono proprio bravi. Io vengo da Roma, noi siamo di Roma, siamo qui con la mia famiglia da tanti anni, e quando Nazareno mi ha chiamato, mi ha detto abbiamo questa associazione, la contabilità, organizziamo, pronti, perché il suo impegno è difficile da trovare. Fanno tante belle cose, tante belle manifestazioni, tutti gratuitamente, sono tutti qua, per cui sono veramente contento e ecco, presente all'inaugurazione. Per il comune di Monte Argentario gli Amici del Guzzo sono importanti. Certo che sono importanti, specialmente nell'arte marinaristica, che la cultura di Santo Stefano, noi viviamo col mare, i nostri genitori vivevano col mare, i nostri nonni vivevano col mare, la nostra industria è il mare, e vedere queste bellezze esposte in questa maniera così accuratamente ci dà orgoglio, perché qui abbiamo avuto la cultura dei Calafati, dei maestri d'ascia, questo è importante per noi, e tanti sono esposti anche qui, c'è anche mio zio qui esposto, per dire, mio cugino, mio nipote. C'è una cosa importante, credo, soprattutto perché in questa stanza è rappresentato il lavoro di tutti quelli che sono i personaggi di Santo Stefano, sì, e di Porto Ercole, sì, e soprattutto rappresentano la storia di questo paese. Ecco, come le dicevo prima, noi culturalmente siamo nati nel mare, come devo dire, e questa gente ha vissuto nel mare, le ha dato le belle cose, come le ha date brutte, come a me, mi ha tolto due zii e sono scoppiati con le mine sui pescherecci. Il mare ti dà e ti leva, questo.
quadri così realizzati con questa maestria, soprattutto un senso dell'intelletto scenografico meraviglioso. Qui io ho i miei genitori che così mi hanno detto: vieni a fare una mostra qua. E siccome per loro alla fine io faccio mostre ovunque, però per loro dà soddisfazione quando la faccio dove c'hanno i paesani che possono parlare: ah, visto la figlia di Astone, che quadri belli che fa. E quindi nulla, io di solito non espongo, espongo pochissimo qui perché per l'appunto più che altro lavoro con l'estero, non lavoro in Italia. E una cosa importante, un po' di ispirazione, che io amo profondamente il periodo, è quella impressionista. Sì, in effetti è proprio vero, infatti molti di questi quadri sono ispirati da Sorolla e da Sargent, e quindi addirittura per fare questo quadro qua, per fare le figure, le ho rubate a un quadro di Sorolla. Ho detto vabbè, va, ci metto qualche... però sono tutti fatti dal vero, e infatti è proprio questo lo studio, no? È quello che dicevo, sono ancora una studente, nel senso una studente della natura, perché in realtà non mi soddisfa mai l'effetto realista che riesco ad avere, e quindi mi sento ancora di studiare, insomma. Ma quanto sono bravi questi ragazzi, si può dire così? Sì, si può dire ragazzi, perché hanno sempre l'entusiasmo proprio di giovani marinai, perché oramai ci stiamo dietro da parecchio e loro ogni anno riescono a fare cose incredibili. Oltre che l'allestimento di questa mostra, anche si dedicano a opere sociali per il paese e sono sempre accanto a coloro che hanno bisogno. Poi quest'anno si è ingrandita ancora la mostra con più collezioni. Ci abbiamo anche la collezione di un vecchio esponente di questa comunità del Monte Argentario, la collezione Graziani. La collezione Graziani era lui, Ennio Graziani, è stato il fondatore del circolo della vela di Orbetello, e naturalmente era associato nella Federazione Vela, è stato presidente di giuria nelle gare veliche di Porto Cervo, presidente del collegio sindacale della federazione. E era anche avvocato, mi sembra. Avvocato Ennio Graziani. L'avvocato Ennio Graziani, che poi ebbe anche l'onore e il piacere di fare uno stendardo del Palio qualche anno fa. E lui ha sempre poi, innamorato della vela e del mare, ha collezionato sempre questi modellini e alcuni li ha fatti anche lui, li ha creati, la maggior parte sono creati da lui, e poi questa passione è passata in famiglia e al nipote. Tra l'altro c'è da dire una cosa, io ho un piccolo quadretto, un acquarello dell'avvocato Graziani che tengo gelosamente, perché credo che sia una delle cose più belle che rappresenti l'Argentario. Sì, lui andava a braccio, per come dire, tanto è vero, quando si andava fuori o in barca o a cinghiale, a caccia, si portava l'acquarello e nei tempi morti, nelle pause, lui riprendeva la natura e riprendeva tutti i paesaggi maremmani. Difatti è stato meraviglioso da quel punto di vista. Senta, ma dica la verità, quanto è bravo questo presidente? Questo presidente si dà da fare, gli vogliono tutti bene, naturalmente tra alterne vicende, perché naturalmente bisogna condurre sempre avanti delle battaglie nel senso sano, di resistenza, di coraggio e di lavoro. Sono battaglie di lavoro che però alla fine tutti sono soddisfatti del suo rendimento, che è veramente ottimo. È sempre bello attraverso le fotografie ripercorrere il tempo che passa, è così? Certo, infatti ho creato questa pagina, Argentari e il tempo che fu, proprio per questo motivo, perché mi piace tanto il passato e lo confronto spesso con il presente per vedere la differenza che passa. Mi piace troppo il passato.
Poi tra l'altro attraverso le sue fotografie si può vivere anche momenti che ha vissuto l'Argentario e i ricordi delle persone che hanno contraddistinto quei periodi e soprattutto la bellezza dell'Argentario nel tempo. Questo è infatti quello che io mi propongo di trasmettere alle persone con queste foto, proprio di trasmettere il passato, perché mi piace e voglio che coinvolgere più persone possibili, specialmente i ragazzi giovani, per conoscere l'Argentario com'era, perché per me è troppo bello l'Argentario, il nostro Argentario. Tra l'altro c'è da dire una cosa importante, attraverso le sue fotografie uno può ricordare anche personaggi importanti che hanno fatto parte di quelle fotografie. Infatti spesso con le mie foto metto anche qualche racconto di persone che hanno vissuto nei tempi passati all'Argentario e vedo che la gente piace questo, proprio piace, perché ci piace ricordare le cose passate, le persone. Quanto è cambiato l'Argentario? Lei che controlla tutte le foto, i tempi? Un po' tanto, però diciamo che nell'insieme è sempre il mio Argentario, è sempre il mio mare, sempre più bello. Siamo con l'autore di questo stendardo bellissimo. Con quale animo lei ha realizzato questa bellissima cosa? Perché mi immagino che c'è anche un po' di emozione. Io l'ho fatto con l'animo di passione per Marina Vesca, perché ho sempre navigato, e poi c'ho la passione del disegno, del fumetto, del tutto. Purtroppo la guerra ci ha mandato solo a mare, a girare il mondo. Prima di questo io ho fatto 21 drappi del Palio Marinaro. Ho cominciato a 60 anni in su, però non è cominciato a 20. Senta, quando si realizza una cosa, quanto contano i ricordi? Contano tanto, sì, e tutti questi ricordi di mare, di aver conosciuto marinai nostromi, direttori di macchina, anche selvaggi abbiamo conosciuto, in Indonesia, Micronesia, eccetera, eccetera. Ha girato il mondo allora? Oh, tutto quanto. Poi gli ultimi anni un po' di meno, perché mi sono messo nel diporto, sempre come macchinista. Nel diporto che c'era meno retribuzione, stavo a casa, diciamo, con la famiglia. Senta, una cosa importante, nei suoi ricordi ci saranno anche momenti, visto che ha girato il mondo e sempre con le barche, sì, sì. Dei momenti anche di difficoltà dove magari il mare non era così bello come lo vediamo. Momenti di difficoltà, come andassi proprio a... come il proverbio napoletano che diceva, chi non sa pregare andasse a navigare, chi non sa pregare andasse a navigare. Dice, meglio imprecare gli osti a terra che i santi a mare, che invocare i santi a mare. Capito? Senta, quanto è bello, visto che lei ha girato il mondo, quanto è bello l'Argentario? È uno dei più bei posti del mondo, che ho visto. Ho visto tante altre cose belle pure. Sì, ma è... come il clima, questo anche il clima che è buono qui, capito? Non c'è tante... anche qui fa tanto caldo, tanto freddo, ma c'è certi posti che è peggio di qui. Senta, una cosa importante, realizzando questo bellissimo disegno che rappresenta gli amici del Guzzo, ha pensato a quante persone hanno fatto parte di questo gruppo? E ho pensato sì, a tutti i marinai, a tutti, ma io pure da ragazzo ero sempre in mezzo ai Guzzi, poi ho partecipato come vogatore al Palio Marinaro, vincendone 3 con la Pilarella, su 4 edizioni ho vinto 3 edizioni del Palio Marinaro, anni 50, favolosi anni 50. Allora facendo queste cose mi viene a mente tutto, la voga, gli amici, eccetera. Bellissimo quel disegno che lei ha realizzato per il prossimo Palio Marinaro. È una sciocchezza, mi diverto a fare queste cose giusto per scaricarmi, ecco, soltanto per quello. E poi dopo... Tra l'altro è un acquarello difficile da realizzare e rappresenta molto bene la fatica. Sì, quello deve rappresentare lo sforzo e la felicità dell'arrivo con tutte le bandiere che sventolano.
poi dopo quando ci metteranno tutte le scritte poi diventerà un manifesto, ma per adesso è soltanto un quadro.